stanca? Io sono stanco in generale, non per le cose di questi giorni, è una stanchezza accumulata. Com'è stato l'incontro con Mattarella? Beh, eccellente, ci conosciamo da tanti anni, e io l'ho sempre molto apprezzato e rispettato. Lui è venuto, come voi sapete, a ringraziarmi per il mio impegno di tutti questi anni, quindi è stato il meglio che si potesse immaginare. Poi la sua stessa iniziativa e insistenza per venire a salutarmi a casa ha dimostrato anche, come dire, un sentimento di vicinanza e amicizia che è pienamente corrisposto da me. Quali sono le preoccupazioni di Mattarella in questo momento? Ma noi ieri abbiamo avuto uno scambio di idee, soprattutto uno scambio di informazioni a cui lui era interessato, soprattutto sulla struttura della Presidenza della Repubblica. Non abbiamo affrontato questioni di merito, tranne quelle che sono ovvie, diciamo, circa l'impegno che lo aspetta. E il compito più arduo che dovrà affrontare? Il compito di una rinnovata unità nazionale, che non significhi certo annullamento della dialettica tra posizioni politiche e culturali diverse, ma che significhi forte senso dell'interesse comune, forte interesse per la coesione sociale e nazionale. In questo senso è qualcosa di irrinunciabile.